sono eventi eccezionali che hanno nel tempo sempre caratterizzato la nostra cittadina e sono momenti di aggregazione del tutto particolare. Io ho apprezzato questo opuscolo leggendolo velocemente stamani quando hanno finito di stamparlo, l'ho apprezzato specialmente nella parte storica, perché secondo me è la parte che bisognerebbe ancora di più approfondire, gli anni 50, gli anni 60 di Logaso, sul primo dopoguerra di Logaso, dove in pratica si diceva sostanzialmente questo, non c'erano i bar, quindi quali erano i punti di aggregazione? Le sartorie, cioè i calzolai, oppure i barbieri di allora, un paese che comunque aveva più o meno la stessa popolazione che ha oggi e che nel giro di andarsela, con un gruppo enorme di ragazzi che erano dentro quella banda, dalla mattina alla sera sono andati in Canada, in Argentina, in Napoli. Così come oggi purtroppo succede anche per noi che da anni seguiamo la squadra, che vediamo che molti dei nostri giovani, una volta laureati, sono costretti a fare, perché noi abbiamo legame del tutto speciale con Torre del Cielo. C'è in questa banda anche il racconto che mi veniva diciamo offerto sempre dai miei familiari, che avevano una comunanza e un'amicizia con il maestro Bosco del tutto singolare, e mi veniva sempre continuamente ricordato questo maestro Bosco, che probabilmente non lo so se per qualche tempo ha vissuto anche con i miei. Quindi anche questo rapporto con la famiglia Bosco, la mia famiglia, che si è poi prolungato nel tempo. Io lo ricordo soprattutto con i figli che si fermavano a casa mia, tante volte si fermavano pure a... C'è del materiale su cui lavorare su questa rivolta, anche perché qualcun altro mi ha parlato di organizzare un testo teatrale su questa rivolta, e secondo me anche questo lavoro può essere fatto. C'è molto da lavorare e io soprattutto vorrei vedere qualche giovane che si avvicini a questo tipo di manifestazione, perché è importante sapere che ci sono dei giovani che hanno la voglia di acculturarsi e soprattutto di scoprire la storia del proprio paese, e poi è la storia della famiglia, è la storia del proprio modo di essere. Io ringrazio di nuovo gli organizzatori e vi saluto a tutti. Passo adesso un attimo a rappresentare le slide. Scusate, nella mia premessa mi sono dimenticato di una cosa che io ritengo fondamentale. Francesco Abruzzo è stato il merito di questo gruppo che io ho riordinato, eccetera, va a lui, perché è stato lui che ha avuto questa idea di raccogliere insieme tutte quelle cose che di quella banda a 60 anni di distanza si potevano raccogliere. Lui ha fatto delle foto sulle divise, ha raccolto alcuni strumenti che sono stati poi fotografati nell'opuscolo e soprattutto ha cercato di ricordare alcuni degli eventi che sono stati caratteristici. Quindi il più del lavoro che io ho solo semplicemente in un certo senso riordinato, aggiungendo del mio, è il merito, diciamo, principale di Francesco. Ho iniziato questo opuscolo ricordando una frase di un professore di storia americana che si chiama il professor Holt, il quale diceva: la storia è una candela fioca su un baratro dannatamente buio. Perché ho voluto ricordare questa frase e ho rappresentato questa frase? Perché in effetti spesso, parlando di storia, si dicono tante cose, una delle quali è: la storia la fanno i vincitori, la storia non rappresenta mai il reale, perché alcune parti della storia non hanno delle verifiche reali. E noi abbiamo acceso una candela, come ha fatto il professore Holt, su un baratro dannatamente buio, cioè che è quella della nostra storia di Filogaso, questa nostra storia che purtroppo di cui si parla tanto, dalla nascita dei Cappuccini, dalla questione che noi eravamo una colonia greca prima, romana dopo, che eravamo un paese molto grande e così via. E in realtà io mi accorgo, e mi sono accorto
scrivendo questo opuscolo, ma anche parlando della cosa di cui parlava il sindaco, cioè di quella famosa torre di cui ho già scritto un articolo e di cui grazie a Paolo Puglia sono riuscito ad avere anche gli elementi, mi accorgo come in effetti la storia ha tante di quelle sfaccettature che non sempre si colgono tutte e non sempre anche l'autore riesce a rappresentarle nella giusta maniera, perché la presenta poi e soprattutto secondo la sua visuale. Anche qui la storia che noi raccontiamo è una storia che ha mille sfaccettature. Io, dopo che ho parlato con Francesco, ho parlato con qualcuno di voi, ad esempio c'è Antonino, che mi ha raccontato alcune cose che qui non sono riportate, che però grazie anche all'input del professore Teti sicuramente riprenderemo persona per persona. Io vedo amico Antonio Gallippi, vedo Antonio Giumara, tutti quelli che sono ancora viventi, ai quali poi faremo una specie di, diciamo così, di intervista e la daremo al professore Teti. Dalla costituzione della banda, quando ormai molti dei protagonisti di quell'evento sono deceduti ed altri erano molto piccoli per ricordare tutti i particolari e i dettagli. I dati e le fonti sono stati raccolti da Francesco, uno dei bandisti del complesso. Il suo è stato un lavoro certosino di improbo. Ho parlato con quasi tutti i componenti, il 60° della ricostruzione di cui Francesco si è fatto promotore, cioè 2 anni or sono, ci ha riportato il cartellone, tutto il lavoro l'anno scorso, tutto il lavoro che lui ha fatto per mettersi in contatto anche con la congrega della Madonna Santissima del Carmelo e con il suo e così via. E poi ha riportato quell'evento che abbiamo fatto, qua ci sono tutti gli iscritti, le corrispondenze che lui ha avuto, l'impegno che lui ha messo per la cosa, e poi la cosa che abbiamo fatto quest'estate, per esempio in occasione della Madonna del Carmelo, l'articolo che poi faccio, la fotografia del professore Marchese, e poi l'articolo che abbiamo riportato nell'occasione pubblicato da 21 libri, scritto da me e da Francesco, della rievocazione, diciamo così, di quello che è stato il complesso partito. Poi ci sono una serie di foto che sono le uniche foto che abbiamo nella banda, cioè questa foto qua e credo un'altra foto. Passiamo la parola al professore. Grazie, buonasera. E quando Nicola mi chiamò, mi telefonò e poi mi inviò un email con questa bozza di lavoro, io rimasi un po' stupito, perché non mi aspettavo in qualche modo l'interesse di questo tipo di Nicola. Ovviamente io lo ringrazio per le parole di stima, di affetto nei miei confronti. Nicola è partito col tempo del liceo, io potrei andare più indietro, perché il papà di Nicola, Giorgio, come mia madre, erano cugine come tale, suo padre veniva in paese tantissimo, quindi c'è un legame antico e anche di parentela. E poi sì, poi c'è stata una lunga frequentazione sui banchi del liceo in gioventù. Qui c'erano scambi intensissimi tra gli amici di Progaso e quelli di San Nicola. Che cosa mi colpiva in realtà? Che Filogaso, che ha una storia bellissima, interessantissima, dal nome ai boschi, alla mitologia, alla storia religiosa, no? Qui c'è stato un evento importantissimo, ai riti, all'episodio del 35, alla grande immigrazione. Diversamente da altri paesi non abbia mai avuto una storia locale degna di tale nome, nel senso che io ho incrociato studiosi, appassionati di storia locale, no? L'ingegnere Peti,
alcune ragazze e ragazzi molto bravi che si sono laureati con me, e c'erano tanti tasselli per scrivere una storia unitaria compatta, però una storia, diciamo, legata, ragionata dalla comunità di Frogasco non c'è. E quindi nel aver appreso che Nicola e Agluso davano alle stampe questa prima parte divisa di questo lavoro sulla banda contestualizzato, poi parlerò un po' di questo lavoro, io sono rimasto favorevolmente impressionato, perché dico forse è la volta giusta, tanto più che questa notizia veniva successivamente a un'altra iniziativa che avete fatto e che tu ricordavi, Sindaco, relativamente a una riforma cappuccina, e Nicola lo ricordava contemporaneamente quasi, anche se ci lavoravamo da un paio d'anni, cosa può dire con un grande piacere, una tesi molto bella di Maddalena Gallippi che analizza il periodo che va dalla fine dell'Ottocento agli anni 50, quindi se si ferma la soglia del periodo che poi analizzate voi, soffermandosi sulle strutture agrarie, sui rapporti di produzione e raccogliendo, questa mi sembra una bella novità, una marea impressionante, notevole, di canti di lavoro, di canti d'amore, di canti di sdegno, di canti di fatica, proverbi, canti religiosi, modo di dire, raccogliendoli oggi, danza e donne. E quindi ha fatto veramente un lavoro certosino da questo punto di vista. E poi la parte che io trovo fresca e interessante, sulla scia di alcune indicazioni di uno storico che si chiama Piero Bevilacqua, che racconta appunto l'episodio dell'assalto al municipio, lei ricostruisce questo episodio anche con un testo poetico d'autore che circolava e che è circolato in un paese ad opera di un emigrato e che in qualche modo mette in rapporto memoria orale, memoria scritta e avvenimenti. Quindi c'è questo risveglio, io spero che tutti questi tasselli voi riusciate a metterli assieme. L'altra ragione per cui io ero impressionato e favorevolmente colpito è che io sono ossessionato da una fotografia di una banda degli anni 20 del mio paese, e seduto in prima linea con un corno c'è un bambino che io vedevo quando avevo 12 anni, quel bambino aveva la mia età ed era mio padre. La banda di San Nicola era famosissima dall'inizio degli anni 10 e poi avuto delle vicissitudini molto importanti, e la banda di San Nicola la ricordo perché era molto fantasiosa. I musicisti andavano in giro e per darsi un tono nei paesi chiamavano, e poi sono rimasti i soprannomi: l'ingegnere, il commissario, il prefetto, e era il carnevalesco della tradizione del mio paese. Mio padre poi mi raccontava che loro arrivavano a piedi fino a Crotone, nella provincia di Reggio, fino a Messina. C'è questa storia molto bella delle bande. Io ricordo che ho conservato a lungo il corno, lo strumento che suonava mio padre, proprio perché mi sembrava un simbolo di questa mobilità, di questa Calabria inquieta che si muoveva, che elaborava cultura, paesi isolati, paesi chiusi, e nello stesso tempo la gente che si muoveva. Si muoveva, e vengo al lato ultimo per cui questo lavoro fatto mi appassiona e mi rende, come dire, partecipa al punto di aver disertato stasera, sperando che non mi tolgano la cittadinanza dal paese, in tal caso me la darete voi.
ho saltato la sagra a San Nicola per essere qui. Perché? Io devo fare una dichiarazione non ruffiana, non retorica, di amore per questo paese. Io c'è stato un periodo della mia infanzia in cui non sapevo bene se il mio paese era San Nicola o Filocaso, perché mio nonno, che si chiamava come me, da cui ho preso il nome Vito Teti, mi portava qui a Filocaso perché mi raccontava la storia mitica dei quattro fratelli Teti che arrivavano da Petrizzi e poi si erano fermati qui a Filocaso, qualcuno era venuto a San Nicola, e quindi c'era questo legame che nella mia famiglia poi continuò attraverso tutta una serie, almeno due matrimoni, tra quel personaggio simpatico, protagonista della storia del mio paese, Mastro Vincenzo, il barbiere che sposò una mia zia, e Mastro Peppino, che il Signore ce lo sta conservando bello e vegeto, e sposò mia zia Angelina, a cui volevo un bene dell'anima. Da quella casa lì, allora abitavano lì, io mi affacciavo per sentire per l'appunto la banda, per vedere la musica in questa piazza, la gente passare, e poi ricordo che sonnecchiando, dormendo, a mezzanotte ci svegliava il mortaretto che annunciava l'inizio dei fuochi, ed era veramente una grande festa. Prova a pensare come mangiavamo 30 persone in quella casa, e come dormivamo in 10, e come venivamo a piedi. Ma era una cosa veramente incredibile. Io ho un ricordo di un paese vivace d'Italia, probabilmente il paese vivace d'Italia che voi descrivete negli anni 50, perché lo diceva il sindaco, lo dite voi nel libro, la nascita della banda si inserisce in questo contesto nazionale e anche calabrese di boom economico. I paesi abbandonano finalmente la miseria, i contadini escono da quella situazione di soggezione per diventare liberi in un certo senso. Pensate che cosa significa l'emigrazione negli anni 50, probabilmente l'emigrazione è anche una causa della fine della banda, io non lo so, sicuramente a San Nicola la banda si è scomposta, si è sciolta, perché tutti i suonatori, i musicanti sono partiti dall'America, e quindi questo era un modo, come dire, di chiudere anche con la vecchia cultura contadina. Ma nello stesso tempo quegli anni di boom economico diventano un momento di grande speranza. Se dovessi indicare la differenza tra quegli anni e questi nostri anni, è che allora si aveva il senso della fatica, che la fatica andava in direzione positiva, era tesa per costruire il meglio, per riscattare le popolazioni. Noi eravamo quella generazione che veniva dal mondo contadino, artigiano, bracciantile, maestri, eccetera, ceti medici, di bassi, che finalmente per la prima volta avevano accesso allo studio. Gli immigrati sapevano che studiare significava liberare i loro figli dal bisogno, dalla soggezione, e quindi si partiva per pane e per dare un avvenire, l'istruzione ai figli. Quindi era un momento di grande mobilità. La grande mobilità erano poi l'arrivo della radio, dei primi televisori, dei frigoriferi, degli elettrodomestici nelle case, e in questo periodo, diciamo, di grande trasformazione, non mi sorprende che in una comunità che usciva dalla arretratezza economica, ma farei attenzione a non considerarla anche arretratezza culturale, nasceva un'esperienza molto limitata nel tempo, ma sicuramente significativa, perché aggregava persone di provenienza diversa, e questo emerge benissimo nel libro, che avevano che cosa? Una voglia di fare, una voglia di rapportarsi con la cultura esterna, con l'opera, con Cirea, con una tradizione musicale, di acquisire tutti gli strumenti della cultura esterna da
fa cantare poi in una tradizione locale. Questo a me sembra molto bello, voi avete costruito bene l'ambiente sociale, culturale, umano, certo, come diceva il sindaco, c'è molto da fare, da approfondire, come dicevi tu stesso, però questo mi sembra un primo saggio, un primo sondaggio che merita attenzione, che merita riconoscimento, non deve essere promosso da nessuno, perché secondo me già il desiderio di fare qualcosa per la propria comunità è il tema che noi diamo a noi stessi, che noi diamo a noi stessi. Voler restituire alla gente sprazzi, schegge, elementi di memoria è qualcosa di molto bello, perché poi è reciproca, perché poi dalla loro memoria arriva il nostro sapere, arriva la nostra conoscenza. Quindi io andrei sicuramente avanti in questa direzione, probabilmente raccogliendo altre foto, altre memorie, probabilmente collegandoci a queste altre paesi, a questi altri studi che sono stati fatti, cercando di creare un movimento culturale diffuso, importante, di cui ognuno rimanga con le proprie, diciamo, competenze, specificità, ma che porti in direzione di una crescita culturale per la comunità. Nicola sottolineava bene la nostra attenzione meridionalistica e da questo punto di vista io vorrei dire a Nicola, lui con la sua professione, io con la mia, che noi alla fine abbiamo fatto bene a restare, perché c'era la possibilità di restare, perché è stata in qualche modo una scelta sofferta, fatta di fatica, e che non abbiamo la controprova che andare a Torino sarebbe stato meglio che restare qui in Cosenza o in Calabria. Se è vero che per esempio Nicola poi viene chiamato dalla RAI per lavorare a Roma, e se è vero che non io vado a Torino, ma è Torino che viene da me con l'editore in Audi a propormi la pubblicazione di due libri che sono usciti, quindi non necessariamente, voglio dire, noi pure vivendo nei paesi dobbiamo considerarci in una condizione di perifericità, di marginalità. Oggi ci sono le condizioni, la grande crisi a livello mondiale della globalizzazione è un patrimonio identitario, culturale, che appartiene alle vecchie generazioni, ma io vedo, venendo a filo caso, che anche i giovani continuano in qualche modo ad essere legati a queste tradizioni. Allora, terra in senso generale, tradizione non come tradizione statica immutabile, come tradizione mobile, apertura quindi al mondo, quello che succede, e cultura, organizzazione della cultura. Io credo molto, per esempio, che i paesi abbiano bisogno di centri culturali stabili, chiamateli musei, chiamateli associazioni, chiamateli fondazioni, chiamateli centri di raccolta, dove le persone si possano ritrovare per ragionare, per discutere, ma anche per tramandare, per raccogliere, per custodire. Questo è il mio, diciamo, veloce, modesto pensiero che mi appassiona e che mi porta anche nei più piccoli paesi, perché io penso che la storia prossima possa essere scritta dai piccoli paesi, non più da Torino, da Milano, dalle banlieue, dalle metropoli, ma forse da un mezzogiorno che lentamente sta riscoprendo un motore, una grinta in più, proprio partendo da quelli che sembravano scarti, elementi cancellati dalla modernità, frammenti che sembravano dimenticati che improvvisamente affiorano, ed ecco che tutto sembra mollarsi, di aspettare la morte, di partecipare ai funerali, i riti bellissimi, partecipare, convivere, condividere,
senz'altro, ma noi abbiamo l'obbligo di cambiare questo mondo, di dare un senso al nostro restare, di amare questo paese, di avere cura del paese. Io per esempio resto stupito, no? Non so la percezione che voi avrete di quello che vi dico, ma vedendo una persona come Tommaso Imineo con una scopa in mano che cura il fiore, eccetera, io voglio dire, è una cosa che in un certo senso mi fa rabbrividire, perché vedo in Tommaso uno che ha cura comunque, ha amore per il proprio paese. Cura amore avete voi quando fate questo ricevimento, cura amore al sindaco quando si impegna, cura amore avete voi che stasera siete qui ad ascoltare noiose disquisizioni, o meno noiose, speriamo meno noiose. Allora c'è bisogno di cura, c'è bisogno di amore, c'è bisogno di attenzione. Da questo punto di vista io non devo promuovere, ma sicuramente posso dire che il lavoro di Aguruso e del mio fraterno amico e parente Nicola Iozzo hanno raggiunto l'obiettivo di creare attenzione, stimoli e sicuramente di buttare le basi per una sorta di rinascita culturale che vede impegnata tutta la comunità nel suo complesso di Filogasso. Grazie. Con dei sentimenti che spesso non riusciamo a motivare in altro modo se non con l'aiuto appunto delle parole e dello studio, dell'impegno che il professore ci mette quando descrive alcune cose. Io un'ultima cosa e chiudo per ricordare, l'altra volta sono andato, sì c'è il film, e l'altra volta sono andato a Pentadattino, sono andato a vedere questo paese completamente abbandonato che rivive in estate perché fanno una specie di folk eccetera. Il professore Teti, Vito, è andato pure lui a visitare questo posto e lo ha descritto come sa fare lui. Le emozioni che ho provato io sono quelle che lui ha descritto in una maniera eccezionale, ricordando questo paese, ma anche l'altro giorno leggendo quella che era la Madonna a San Nicola, quando noi andavamo anche in pellegrinaggio da Filogasso alla Madonna di Mater Domini. Sono veramente delle cose belle che non si possono dimenticare. A questo punto io penso, c'era Francesco che voleva proiettare qualcosa, ma non lo so, credo che sia tardi, che c'è il film, per cui passiamo adesso, ringraziando ancora una volta sia l'amministrazione sia la Proloco e soprattutto il professore per questa lezione, il professore Vito che ci ha dato questa lezione, cominciamo a dare questa pergamena, che non è, come dire, un dono di valore materiale, ma un dono di valore culturale e un dono che dà, diciamo così, il senso che noi abbiamo voluto dare a questa manifestazione. Il tutto è stato fatto, patrocinato dall'amministrazione, c'è la firma del sindaco e il timbro del sindaco e dell'amministrazione. La dedica, ve la leggo, è stata fatta da me, ma insieme anche all'amministrazione, insieme a Daniele, che davvero si è impegnato tanto per la riuscita di questa manifestazione. Devo ringraziare tutti. Pensavo oggettivamente che non ci fossero tante persone, mi ero sbagliato, invece siete in tanti e questo mi fa veramente piacere, perché non solo sono quelli presenti, ma quelli che ci stanno ascoltando dietro e anche quelli che ci stanno ascoltando in lontananza. La dedica che adesso vi leggo è questa qua. L'amministrazione comunale, in occasione della manifestazione di presentazione dell'opuscolo C'era una volta la banda, scritto da Francesca Colusi e Nicola Iozzo, omaggia i protagonisti di tale evento memorabile con questa pergamena e con la seguente motivazione: al ricordo di coloro che diedero fama e lustro al paese come musicanti del complesso bandistico Francesco Cilea, città di Filogasso. Il professore Vito, al quale diamo la cosa di consegnarla, può cominciare cominciamo con la prima, ad Aguruso, lui che ha fatto queste cose. Se c'è Pino Luciano e fa una foto, non ci dispiacerebbe. Non c'è. Adesso c'è Azzariti Nicola, c'è qualcuno per Azzariti? Qualche familiare, qualcuno, no?
Barba Antonio. Ah. Antonio. No, è il sindaco, dai, no, dai, il sindaco. Umberto, Gonzo Vittorio, Mario Domenico Venanzio, c'è qualche figlio qui parente, Franco Vino. Mari Francesco, Mari Francesco, Mazzichelli Pasquale, il figlio Pino che c'è stato, Mazzichelli Pasquale, Cicchello Pasquale, c'era lì un poco fa il figlio, c'è quello Pasquale, c'è il poco di Cicchello Pasquale. Romei Antonio, ci siamo dimenticati, per ognuno di voi c'è anche lì. Lo puoi, lo puoi.
Padre Francesco. Sono qua, sono qua. Simonetta Antonio. Simonetta Antonio, c'è qualcuno? Di voi. Noi abbiamo finito, con la speranza che sia stata una bella manifestazione e che sia stata di vostro gradimento. Ci sono gli opuscoli poi, ci sono gli opuscoli per chi ha la pazienza e la voglia di leggerlo, di guardarselo, ne abbiamo stampati credo 50-60, quindi sono qua, si possono comprendere piano piano per chi le vuole, per chi... Ringrazio di nuovo davvero nuovamente tutti.